Io ti ringrazio molto, Anna Maria. Vuoi magari raccontarci qualcosa del festival di internazionale a cui hai partecipato nell'ultimo weekend? Sono andata a fare due cose al Festival Internazionale. La prima è stato un workshop di 3 giorni sulla scrittura. Ho chiarito subito che in 3 giorni non si può imparare a scrivere, tantomeno insegnare a scrivere. Certo. E quindi l'idea di base del workshop era uno stretching dei talenti e delle capacità individuali di scrivere. È stata una serie di esercizi velocissimi, di scrittura veloce, 5 minuti, 10 minuti, al massimo 20 minuti, su temi e argomenti con mandati molto precisi. Sono esercizi che ho messo assieme in molti anni, alcuni li ho proposti altre volte in aula, so che funzionano. Due o tre che hanno funzionato molto bene erano immaginati per questo corso, a partire da cose ovviamente esistenti, perché nulla si crea davvero e nulla si distrugge, tutto si cambia. E devo dire che alla fine del corso le persone erano piuttosto contente, perché poi ciascun esercizio ha offerto a ciascuno la possibilità di confrontare il proprio lavoro con quello di altre 32, erano in 33 in aula, tanti, con quello di altre 32 persone, quindi di avere un benchmark forte e di capire quante altre possibilità avrebbe avuto. E l'idea era proprio quella di ampliare la visione dell'opportunità di ciascuno. Quanto più si ampliano le visioni, tanto più uno automaticamente si acchiappa delle risorse. Certo, ma secondo te il problema del giornalismo italiano è quello di saper scrivere bene, di raccontare delle storie nuove, di andare alla ricerca delle informazioni, oppure è quello di saper coordinare i saperi, chiamiamoli così, vecchi, con le nuove tecnologie? Il problema del giornalismo italiano, ne parlo da lettore, non ovviamente da addetto ai lavori, anche se ho un'antica tessera pubblicista, intanto scrivo sui giornali, è duplice. Da una parte si è perso un pezzo di straordinaria tradizione di scrittura. Penso all'insegnamento di Biagi e Montanelli, che scrivevano semplice, consistente, specifico e energico. Questa scrittura semplice, consistente, specifica ed energica adesso un po' si sbrodola via. Si sbrodola o in una scrittura narcisistica un po' complicata e un po' autoriferita, o nella perdita della capacità di dare le coordinate esatte all'inizio di ciò di cui si sta parlando. O in un pressapochismo che ogni tanto lascia il tempo che trova, se uno fa l'esercizio, intanto lo faccio di confrontare il racconto fatto da 3-4 quotidiani dello stesso fatto, vedrà che non è più lo stesso fatto, e allora dove è finita la realtà, no? E qualche volta il fatto è sparito e c'è solo, Commento. ma neanche, c'è solo narrazione. Ecco, quindi da una parte credo che sarebbe interessante tornare alle radici ad alcune eccellenti radici del giornalismo italiano. Dall'altro bisogna uscire dalla sensazione di essere un po' tanto imparati. Io conosco un po' di meravigliosi giornalisti, al Festival Internazionale ce n'erano tanti, il giornalismo è pieno di gente in gamba, dedita, committed. Se dovessi fare un appunto è che il sentimento comune che ogni tanto percepisco è quello di saperla lunga. Uno non la sa mai lunga, cioè se uno è davvero giornalista sa di non saperla mai lunga abbastanza, no? E c'è anche un po' un atteggiamento di mo ti spiego e non andiamo a scoprire insieme.